Raffica di furti nelle auto in via Campo Formido, nessuna forzatura per aprire le portiere. Il sospetto è che ladri abbiano violato i codici delle chiavi elettroniche. Residenti spaventati. 2 anni e 6 mesi a Giulia Bravo, la ventenne soldatessa americana che nel 2022 travolse e uccise con la sua auto il 15enne Giovanni Zanier, caduta l'accusa di guida in stato di ebbrezza. Agli 11 indagati della nuova inchiesta su una bomber si aggiungono altri 20 persone che risultano coinvolte nella comparazione del DNA, udienza rinviata a ottobre. Nuova udienza a Roma del processo contro gli 007 egiziani accusati di aver rapito, torturato e ucciso Giulio Regeni. Rigettate tutte le pregiudiziali, il processo può andare avanti. B&B affitta camere, sempre più concorrenza all'accoglienza tradizionale. La piaga è rappresentata da chi opera in nero, disposti più controlli. Lisa Vitozzi trionfa a Kenmore, vince 2 gare su 3 e porta a casa la Coppa del Mondo di biathlon. Domani festa a Sappada, ci saremo anche noi in diretta. Ancora una volta l'Udinese fallisce la vittoria in casa dopo un'impresa in trasferta. I bianconeri non riescono a staccarsi dalla zona retrocessione. Cioffi per ora resta al timone. Buonasera, benvenuti all'appuntamento con il TG di TV12. Apriamo con la cronaca, una raffica di furti in automobili in via Campo Formido ad Udine, con i ladri che non hanno neanche forzato le portiere, probabilmente sono riusciti ad intercettare e violare i codici delle chiavi elettroniche. Il servizio. Signora, sono entrati nella sua proprietà, ha sentito qualcosa, si è accorto di qualcosa? No, stamattina mio figlio ha visto il sportello passeggeri aperto, col cancello chiuso, e sono entrati dentro. E non si è accorta di nulla? Niente. Raffica di furti in automobili parcheggiate in strada o, come nel caso della testimonianza, all'interno del perimetro dell'abitazione. Così si è svegliata via Campo Formido ad Udine, portiere abilmente aperte, senza essere forzate o scassinate, tanto che nessuno lamenta danni. Il sospetto è che i ladri abbiano intercettato i codici di apertura delle chiavi elettroniche per poi utilizzarli nel raid della notte scorsa. Danni minimi anche sul fronte degli oggetti portati via. Tanta invece è la preoccupazione e la paura. I residenti di questa zona non si sentono più al sicuro. A che ora può essere successo, secondo lei? Non lo so. Io sono andata a dormire verso le 9, non so, mio figlio è più tardi, non so. Signora, lei ci ha raccontato di aver visto un po' di movimenti strani nei giorni scorsi, è così? Li ho visto dei ragazzini che guardavano nelle varie macchine, controllavano così. Stamattina sono venuti a suonarmi e mi hanno chiamata dicendo: guarda che abbiamo trovato tutte le macchine aperte, e hanno saltato anche dei muretti e sono andati nelle macchine a rovistare e tutto. E allora ho pensato giusto di far sapere, ecco, perché è diventata una cosa impossibile. Lei ha notato qualcosa di strano, rumori, ha visto gente a girarsi? Gente a girarsi sì, c'è un periodo che c'è un giro, specialmente si pensa di droga, perché dal pomeriggio c'è un via vai di ragazzini di tutta l'età, dalle parti dei via Villa Caccia che vanno in mezzo ai campi, e qui vedi i ragazzini che girano e che guardano nelle macchine. Purtroppo un altro benvenuto al mio vicino, questa mattina si è trovato la macchina aperta e... Questa mattina a Pordenone, udienza del processo nei confronti di Giulia Bravo, la 21enne soldatessa americana che nel 2022 travolse e uccise con la sua automobile il giovane Giovanni Zanier. Il servizio, è stata condannata a 2 anni e mezzo. Aveva travolto e ucciso il 21 agosto del 2022 a Porcia un ragazzino di 15 anni, Giovanni Zanier, che stava rincasando con un amico percorrendo una pista ciclabile. Al rientro, dopo una serata in discoteca, l'amico era rimasto illeso, Giovanni invece non ce l'aveva fatta. Ora il tribunale di Pordenone ha condannato a 2 anni e 6 mesi di reclusione la soldatessa americana di 21 anni, Giulia Bravo, in servizio alla base militare di Aviano. La pena è stata sospesa e non è stata riconosciuta l'aggravante della guida in stato di ebbrezza, in quanto il test alcolemico, che aveva dato sì esito positivo, era stato effettuato però sulla conducente oltre 2 ore dopo l'incidente. Secondo la ricostruzione dei carabinieri di quella tragica notte, la giovane soldatessa accelerò nei pressi di una rotatoria non accorgendosi della presenza del ragazzo per l'assenza di illuminazione. La donna aveva comunque prestato subito soccorso al ragazzo nel disperato tentativo di salvarlo. Nei mesi scorsi poi era stato trovato anche l'accordo risarcitorio attraverso l'assicurazione che copre la responsabilità civile per i militari americani.
ed è stata rinviata al 14 ottobre prossimo l'udienza sul caso Una Bomber, convocata dal GIP Luigi Dainotti al Tribunale di Trieste. Ci sono circa 20 persone in più rispetto alle 11 già note e indagate, alle quali verrà prelevato il DNA su base volontaria per i necessari confronti tecnici. Adesso il confronto verrà fatto nei confronti di queste altre persone, la cui verifica era stata solo prospettata, e ovviamente questa è un'attività che determina un allungamento dei termini, per il quale oggi quindi è stato rinviato il procedimento appunto al 14 di ottobre. Quante persone sono? Dalla lista che abbiamo visto intorno a una ventina di persone. Con la ventina di nuovi nomi che si aggiungono agli 11 indagati, sono in tutto 31 le persone coinvolte nell'inchiesta su Una Bomber, riaperta dalla Procura di Trieste nel novembre del 2022. Lo hanno appreso questa mattina gli avvocati difensori di alcuni degli indagati nel corso della breve udienza convocata dal giudice per le indagini preliminari Luigi Dainotti e rinviata al prossimo 14 ottobre. I 20 nomi non sono in realtà nuovi, in quanto figurano in un allegato agli atti dell'inchiesta, ma non risultano indagati. L'allargamento della platea di indagati era già previsto fin dall'inizio dell'indagine. Questi nominativi sono già contenuti nel fascicolo del pubblico ministero. Non si capisce perché non fossero però già stati inseriti nella lista degli indagati. Fatto sta che così non è stato, pertanto a questo punto si allarga la platea e è necessario più tempo per espletare le operazioni. A questo gruppo di persone verrà chiesto di sottoporsi volontariamente al prelievo del DNA. In caso di diniego, il GIP potrà valutare se disporre il prelievo coatto. La maggioranza degli 11 indagati ha già accettato di fornire il DNA, che sarà analizzato e messo a confronto con i reperti trovati sui luoghi degli attentati del bombarolo del Nord-Est dal generale Gianpietro Lago, comandante dei RIS di Parma, e dall'antropologa molecolare forense Elena Pilli dell'Università di Firenze. C'è effettivamente una difficoltà di comunicazione tra i periti del giudice e i periti di parte. Cioè, tant'è vero che noi apprendiamo poi così, in questo caso addirittura dalla stampa, che sarebbe stata allargata la platea. Tra gli 11 indagati nell'inchiesta riaperta c'è anche Elvo Zornita, l'ingegnere di Azzano Decimo, che fu accusato di essere Una Bomber, poi scagionato nel 2009, poiché la prova regina che lo doveva inchiodare, un lamierino, risultò manomessa. Lascio immaginare a tutti come può vivere uno che ha passato quello che ha passato quest'uomo. Se sono 20 anni che è dentro il tritacarne, ne ha passate di cotte, di crude, immeritatamente, perché io sono strarci, ultra convinto che lui sia assolutamente estraneo, ha pagato un conto veramente eccessivo. Provate a immaginare adesso, a distanza di 20 anni, che rientra dentro nel tritacarne. Topi d'appartamento in azione a Sedeiano venerdì scorso, quando i ladri hanno preso di mira un'abitazione di via Manzoni, forzata una porta finestra, e i malviventi tra le 16 e le 19 si sono introdotti all'interno, rovistando dappertutto nelle stanze e portando via gioielli e oggetti preziosi per un valore stimato di 20.000 euro. Ad accorgersi del furto, il proprietario è appena rientrato a casa. L'uomo ha sporto denuncia ai carabinieri di Codroipo, che hanno avviato le indagini per tentare di identificare i responsabili. Rotta balcanica, sequestrati dalla Guardia di Finanza 27.000 litri di gasolio di contrabbando, spacciato per liquido anticorrosivo per non pagare tasse e imposte doganali. Vediamo. Nel corso di un controllo stradale su strada operato nei pressi del casello autostradale di Venezia Est a Mogliano Veneto, ha intercettato un auto articolato telonato con a bordo oltre 27.000 litri di gasolio, risultato poi essere assolutamente di contrabbando. Il mezzo, partito dall'Ungheria solo poche ore prima del fermo, aveva fatto ingresso nel territorio nazionale attraverso il valico di confine di Tarvisio per procedere verso la sua meta, una località non precisata in provincia di Napoli. Il conducente di origini slovacche ha esibito la relativa documentazione di accompagnamento, che è risultata poi essere del tutto inattendibile. Nella stessa veniva dichiarato che il carico trasportato fosse liquido anticorrosivo, un prodotto che avrebbe potuto circolare liberamente all'interno del territorio nazionale anche in assenza delle relative e preventive autorizzazioni. È stato segnalato alla locale Procura della Repubblica per il reato di contrabbando di prodotti petroliferi, mentre il carico trasportato
e l'autoarticolato utilizzato per il suo trasporto illecito sono stati sottoposti a sequestro. Importante punto di snodo della viabilità interregionale, il casello di Venezia Est rappresenta anche la principale porta d'accesso all'Italia dei mezzi provenienti dall'est Europa, transitando per il territorio del Friuli Venezia Giulia. Ogni anno registra il passaggio, infatti, in sola uscita di oltre 3 milioni e mezzo di veicoli, di cui circa il 16% sono mezzi pesanti, in buona parte provenienti dalla cosiddetta rotta balcanica. Proprio su questa rotta le principali consorterie criminali costruiscono i loro principali vantaggi economici attraverso delle operazioni commerciali come questa, di dubbia liceità. Aveva un tasso alcolico di 1,38 nel sangue il conducente che ieri sera è finito fuori strada attorno alle 22.30 a Fiumicello, Villa Vicentina, nella frazione di Palazzotto. All'improvviso, lungo la strada che porta a Grado, il 39enne di Ruda, alla guida del mezzo, ha perso il controllo piombando con l'auto in un fossato. Lievi le ferite per i tre occupanti del mezzo. I carabinieri escludono che l'incidente sia avvenuto nel tentativo di evitare un altro veicolo, anzi è scattato sequestro penale del veicolo, che sarà denunciato per guida in stato di ebbrezza il conducente. E invece intervento dei vigili del fuoco a San Vito a Tagliamento per un incendio alle 5 circa di questa mattina. Le squadre sono intervenute dalla sede centrale di Pordenone con due autopompe e due autobotti per un incendio che si è verificato ad Azzano Decimo. All'arrivo sul posto i vigili del fuoco, le fiamme avevano già coinvolto le due vetture parcheggiate all'interno del garage. I pompieri hanno spento l'incendio evitando la propagazione alla vicina abitazione, hanno portato all'esterno alcune bombole di GPL che si trovavano all'interno della struttura incendiata. Ancora in fase di accertamento le cause dell'incendio che non ha coinvolto persone. E adesso parliamo invece del processo a carico degli 007 egiziani accusati di aver rapito, torturato e ucciso Giulio Regeni. Oggi udienza importante a Roma. E dopo quasi 8 anni e mezzo abbiamo avuto la certezza che questo processo sa da fare. Accanto alle parole dell'avvocato Alessandra Ballerini parlano i volti di Paola e Claudio, genitori di Giulio, che hanno aspettato 8 anni perché la loro richiesta di verità venisse finalmente accolta. Siamo ostinatamente presenti anche oggi, si sono limitati a dire all'esterno del Tribunale di Roma, dopo un'udienza in cui sono state rigettate tutte le pregiudiziali poste dalle difese dei 4007 egiziani accusati di aver rapito, torturato e ucciso Giulio. Il processo si terrà quindi e sarà rapido. Il 9 aprile saranno sentiti i primi testimoni, il 24 toccherà i medici legali. È possibile che poi si concluda con una certa celerità, quindi da parte nostra c'è soddisfazione. Il quadro complessivo che è emerso è quello di una ragnatela che tra il settembre 2015 e il gennaio 2016 si è stretta attorno a Regeni da parte degli imputati, che si sarebbero erroneamente convinti che il ragazzo di Fiumicello, ex studente del Petrarca di Trieste, fosse una spia inglese mandata per fornire finanziamenti ai sindacati vicini ai fratelli musulmani. Così il procuratore aggiunto di Roma Sergio Colaiocco, che nel suo intervento in aula ha illustrato come siano 10 gli elementi probatori decisivi a carico degli 007 egiziani, a partire dai video della fermata della metro del Cairo, dove Giulio venne prelevato, a cui mancano proprio i 10 minuti in cui fu preso, fino a tutti i tentativi di depistaggio. Nessun commento sulla Premier Meloni ieri in visita in Egitto. Nel nostro paese fortunatamente c'è la separazione dei poteri, non come nei regimi, ha sottolineato la legale della famiglia Regeni. Ringraziamenti invece al popolo giallo che non ha mai fatto mancare il suo sostegno. Grazie agli sforzi di tutti, e compreso i vostri, perché siete stati fondamentali sia tecnicamente ma anche affettivamente. Avervi qua tutte le volte che entriamo è veramente di grande supporto. L'amministrazione regionale ha finalizzato l'accordo con Intesa San Paolo per sbloccare i crediti incagliati per il comparto edilizio, dando così respiro alla saturazione che si è verificata a livello sistemico in tutto il comparto. Vediamo. Regione Friuli Venezia Giulia e Intesa San Paolo unite per sbloccare crediti fiscali di imprese e persone fisiche afferenti al territorio regionale attualmente incagliati a seguito della saturazione che si è verificata a livello nazionale. Queste le finalità messe nero su bianco oggi tra le parti, a cui si aggiungono fra i soggetti che completeranno il programma anche i futuri acquirenti dei crediti stessi, che potranno rivolgersi direttamente alla banca. Un'operazione che nella prima fase stima un valore complessivo di crediti riceduti pari ad almeno 75 milioni di euro. Questo invece è una grande
un'alleanza con le imprese e il sistema creditizio stesso, possiamo rimettere almeno in parte in carreggiata il sistema. È un'occasione per noi importante per dare una soluzione al problema del blocco dei crediti che appunto erano e sono congestionati per le imprese, strozzando anche le capacità di sviluppo delle rispettive attività. E quindi questo è un primo passo per noi molto significativo, con una dotazione di ben 75 milioni di euro che potrà iniziare a risolvere il problema. Siamo convinti che sia anche il primo a livello nazionale come intervento e confidiamo che dopo questa attività potremo coinvolgere altri soggetti pubblici non inseriti nel registro Istat, che appunto prevede delle limitazioni, e anche coinvolgere il mondo dei privati. L'Intesa San Paolo si impegna nella stipula di singoli contratti quadro con soggetti giuridici per la cessione dei crediti fiscali già nella sua disponibilità. Poi si impegna, a seguito della cessione, ad acquistare a sua volta ulteriori crediti fiscali da imprese regionali con riferimento a disponibilità già in loro possesso e relative a opere da queste eseguite su unità immobiliari di proprietà di terzi, attraverso il cosiddetto sconto in fattura, ma anche da privati che hanno sostenuto direttamente i costi per i lavori nei condomini. Si tratta di fare squadra insieme, noi abbiamo la possibilità, una macchina operativa per poterli acquistare, allo stesso tempo abbiamo bisogno di entrare con grandi imprese in accordi di ricessione dei contratti che ci consente di creare spazio nel nostro bilancio per continuare ad acquistarli, quindi da famiglie e imprese che ne avessero la necessità. Aumenta sempre di più in regione l'alternativa di bed and breakfast e affittacamere a quella che è la tradizionale offerta ricettiva degli alberghi, ma c'è qualcuno che lo fa in nero. La regione, per verificarlo e per prevenire e reprimere questo fenomeno, ha previsto controlli più serrati. Oltre 1.100 si trovano a Trieste, 1.400 nella sola Lignano. Gli appartamenti per affitti brevi in Friuli Venezia Giulia rappresentano un giro d'affari stimato in 110 milioni di euro, frutto della presenza di circa 4.200 alloggi inclusi nell'offerta online di locazioni per un tempo limitato. Per tutelare il mercato delle strutture ricettive da possibili abusi, sia fiscali che di sicurezza, la Regione mette in campo una vasta operazione di controlli mirati, insieme a una modifica del regolamento che consente di costituire nuclei operativi della polizia locale a disposizione dei comuni. Friuli Venezia Giulia ed in particolare l'area triestina sta vivendo negli ultimi anni un boom pazzesco dal punto di vista delle presenze turistiche. Il Friuli Venezia Giulia però non era capace di attrarre, di ospitare tutte queste persone, e complice anche la proliferazione delle piattaforme web, il tema degli affitti brevi è assolutamente esploso. Da qui la necessità di organizzare dei corsi di formazione per gli agenti di polizia locale, e c'è stata una collaborazione preziosa anche con Federalberghi su questo tema, per far emergere il nero, fare in modo che innanzitutto tutti rispettino le regole, anche perché rispettare quelle regole vuol dire garantire una concorrenza leale tra gli operatori del settore. Il Friuli Venezia Giulia è la regione italiana che registra la maggior percentuale, il 73%, di posti letto da strutture extraalberghiere. I motivi vanno ricercati principalmente nel rapido incremento del turismo in regione e nell'altrettanto veloce sviluppo delle piattaforme internet dedicate a bed and breakfast e agli affitti brevi. Ricordiamoci tra l'altro che oltre alle imposte statali si paga anche l'imposta di soggiorno, e l'imposta di soggiorno ha un effetto diretto sulla promozione del Friuli Venezia Giulia nel mondo e ha un effetto diretto sui servizi che vengono erogati al turista. Pensiamo al tema dei concerti, delle manifestazioni, delle iniziative culturali che con i fondi relativi alla imposta di soggiorno vengono finanziati. Quindi far emergere quel nero sicuramente porta un maggiore sviluppo al nostro territorio. Dibattito questa mattina a Friuli in diretta, l'assessore allo sport Chiara Dazzani e il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Giovanni Govetto hanno discusso sulla priorità del ripristino della ZTL in relazione anche al contrasto sulla sicurezza in città. È stato necessario rivedere un pochino la ZTL, ma per dare una regola che sia chiara, per aiutare la direzione in cui siamo assolutamente convinti che è il caso di andare, perché non c'è città europea che non abbia il centro pedonale, che non abbia l'area a traffico limitato. Questa amministrazione, da un certo punto di vista, sembra più preoccupata di combattere i divieti di sosta e parcheggi in doppia fila
piuttosto che non le tensioni sociali, gli scontri, le risse, i problemi legati alla sicurezza che si stanno sviluppando in questi mesi. Qui la sensazione è che l'assessore Marchiol sia, come dire, un seguace della decrescita felice, per cui rallentiamo tutti e siamo più contenti anche se abbiamo meno comfort. Come dire, è un'idea, ma dal mio punto di vista, come dire, è un'idea molto rischiosa oltre che ideologica. Voglio dire, io ho sentito la signora Marchiol che in trasmissione con me ha detto: ah, ma ci sono i parcheggi in struttura per i genitori che devono lasciare i figli a scuola. Però ci rendiamo benissimo conto che, voglio dire, il genitore che deve portare 3 figli a scuola deve fare 3 parcheggi in struttura per scaricare 3 figli, deve partire alle 5 del mattino. In risposta al tentativo di spostare l'attenzione del consigliere Govetto dalla ZTL non considerata così prioritaria al problema della sicurezza, insomma, voglio dire, non è che una cosa escluda l'altra, anzi secondo me l'ottica con cui si stanno cercando di riqualificare gli spazi urbani per restituirli alla collettività, alle persone, va anche a agire a favore di quella che è la coesione sociale e la sicurezza. Quindi miglioreremo la sicurezza con la ZTL? No, non questa, diciamo, questo è in qualche modo, benissimo, basta dirlo chiaramente, diciamo, cari cittadini, noi riteniamo che miglioreremo la sicurezza con la ZTL? No, io non ho assolutamente detto questo. Questo detto mi sembrava fosse il messaggio. No, diciamo, ho detto che fa parte di un orientamento che va sicuramente anche a pensare a come risolvere o affrontare, quantomeno, visto che è molto complesso, quello della sicurezza, e questo è un elemento. Consegnati questa mattina 3 nuovi mezzi ai vigili del fuoco volontari dei distaccamenti dell'Alto Friuli. Vediamo il servizio. 3 mezzi nuovi in dotazione ai distaccamenti dei volontari dei Vigili del Fuoco di Pontebba, Paularo e Forni a Voltri, acquistati con il contributo della Regione. Questa mattina nella sede del Comando Provinciale di Udine, la cerimonia di consegna alla presenza del Presidente del Consiglio Regionale Mauro Bordin e dell'Assessore Riccardo Riccardi. Strumenti preziosi per garantire condizioni di sicurezza e quindi il rinnovo del parco delle attrezzature è una lunga tradizione che questa regione sostiene da tempo. Le 3 auto saranno attrezzate per il pronto intervento in caso di incendi boschivi ed altre emergenze in territori, anche impervi, tipici delle zone di montagna. 2 mezzi sono per il soccorso tecnico urgente ordinario, veloce, perché sono 2 vetture che saranno poi caricate con apposite attrezzature finalizzate a garantire il soccorso tecnico urgente. Soddisfatti i destinatari che hanno ricevuto le chiavi dei mezzi che verranno consegnate ciascuna ai rispettivi distretti, con tanto di personalizzazione sul cofano. È un grande riconoscimento nei confronti dei nostri volontari, di quelli che ci sono sempre vicini sul territorio. Un lavoro che stiamo facendo ai ragazzi e ai volontari di Pontebba, e siamo impegnati tra l'altro nella realizzazione del nuovo distaccamento che entro l'autunno contiamo di poter inaugurare. Un rispettoso riguardo da parte dell'amministrazione comunale, perché l'amministrazione comunale o tutte le amministrazioni passano, i volontari rimangono nel futuro. Ospite di Sveglia Friuli, il sindaco di Cavazzo Carnico Gianni Borghi, che ha parlato dello sviluppo turistico dell'area che passa dallo sfruttamento del lago. Stiamo vedendo una ripresa di presenze sul territorio, soprattutto sul lago di Cavazzo. E questo, diciamo, è già da qualche anno che stiamo notando questo interesse. Ovviamente noi non siamo stati pronti a far sì che questo interesse sia suffragato da iniziative, da investimenti che possano permettere la permanenza sul lago. E voglio anche con tutta onestà dire questo. Noi abbiamo ottenuto alcuni anni fa un finanziamento importante regionale quasi pari a 1 milione di euro che stiamo cercando di investire proprio per permettere che il lago possa essere valorizzato, e mi riferisco alla sponda nord. Che cosa succede? Succede che ovviamente, diciamo, realizzare qualcosa in un'area così compromessa dal punto di vista idrogeologico da 1001 problemi di natura ambientale, di natura idrologica e soprattutto, diciamo, con l'impatto che c'è delle grandi infrastrutture che sono presenti, ci hanno frenato, e questo non va assolutamente bene. Io l'ho detto più volte anche alla Regione.
così come i poli sciistici, così come i poli della montagna, anche il polo del lago di Cavazzo deve rientrare in quello che è il pacchetto che possiamo mettere a disposizione delle persone. Nella mia sponda ho grandi difficoltà, ho un'autostrada che mi passa sopra la testa, ho una centrale idroelettrica, ho una centrale di pompaggio della SIOT. Il lago di Cavazzo dovrebbe essere, diciamo, gestito in primis dalla regione. Apriamo adesso la pagina sportiva. L'Udinese fallisce ancora l'appuntamento con il successo in casa dopo aver centrato un'impresa in trasferta. Dopo la Lazio arriva il Torino al Brunelleschi Stadium e vince a man bassa il match. Cioffi resta per il momento al suo posto, adesso c'è la sosta. È un'Udinese troppo brutta per essere vera quella vista sabato pomeriggio contro il Torino, dove per la quarta volta in questo campionato i bianconeri hanno fallito l'esame di maturità, rappresentato dal raggiungimento della seconda vittoria di fila. La prima volta post Milan ci era andata vicinissima la squadra bianconera con il pareggio di Ederson dell'Atalanta, poi post Bologna si era fermata sempre in casa contro la Lazio perdendo 2-1. Dopo la Juventus, la scottatura forse peggiore con la vittoria che non è arrivata nemmeno tra le mura amiche contro un Cagliari in difficoltà, mentre in questo l'ultimo frangente, sulla carta, la sconfitta era anche preventivabile, certo, contro l'ostico Torino di Juric, ma è come arrivata che fa riflettere. L'approccio è stato pessimo dal punto di vista fisico e mentale, con i Granata che hanno messo subito sotto assedio Coglie tra salvataggio di Giannetti su Okereke, palo di Vlasic e infine gol di Zapata. Dopo 10 minuti l'ambiente, già teso, si è guastato e il resto della gara è stato uno stillicidio sul piano tattico in primis, ma anche fisico. Troppo Torino e troppa poca l'Udinese, di certo non aiutata da un pubblico molto arrabbiato, con tanto di coda polemica assolutamente civile nel post gara. Una brutta sconfitta, rotonda anche più del 2-0 finale, con il gol del raddoppio di Vlasic, agevolato tra l'altro da un errore inatteso in fase di impostazione di Pereira. D'altronde, contro i Granata, rimontare dopo essere andati sotto è difficile, a tratti impossibile. L'Udinese non ci è andata nemmeno vicino con le azioni da gol né con le sostituzioni fatte da Cioffi, il quale ha provato a mescolare le carte vanamente. Un mood generale condizionato da una classifica sempre pericolante, ma che va sottolineato non ha mai visto l'Udinese scendere nella zona rossa. Magra consolazione, certo, ma nelle ultime 9 serve il massimo della coesione tra piazza e squadra, società, anche tifosi e allenatore, sebbene i primi continuano a non vedere di buon occhio il mister. Difficoltà, screzi, tipici anche nelle migliori famiglie, che vanno superati per il bene della squadra, che ha dimostrato di vacillare quando l'ambiente si scalda e non a caso dà il meglio di sé in trasferta. La prossima trasferta, dopo la sosta, sarà già molto importante a Reggio Emilia contro il Sassuolo per una graduatoria rimasta compatta con una sola posizione persa a favore del Lecce, ma è l'ennesima delle magre consolazioni a cui il Tucu e compagni devono rispondere con buone prestazioni e punti pesanti. E adesso parliamo invece del trionfo di Lisa Vittozzi, che ha portato a casa la Coppa del Mondo Generale di Biathlon. Insaziabile, cannibale, devastante, Lisa Vittozzi anche oltreoceano, la carabiniera sappadina fa volare altissimo il tricolore, conquistando la Coppa del Mondo e regalandosi una gioia immensa. È la ciliegina sulla torta del suo riscatto dopo periodi difficili. Lisa sale sul tetto del mondo del biathlon con merito, e con lei vi ci sale tutto il Friuli. La sfera di cristallo che abbraccia e non molla un secondo dopo il successo di Kenmore in Canada è la concretizzazione dei suoi sogni, il ripagamento di tutti i suoi grandissimi sforzi. La mamma l'aveva avvertita prima della mass start di domenica di non fare sciocchezze, ma immaginiamo la parola in lingua friulana che sarà stata usata. Si era costruita un vantaggio clamoroso la Vittozzi, vincendo con una scintillante doppietta sprint e inseguimento, aveva sorpassato e soppiantato così la Thunderwold, oltre che messo a distanza di sicurezza le temibili francesi. I 60 punti di vantaggio davano sicurezza e alla fine Lisa ha gestito. Lo dice il 21esimo posto finale nella mass start, con qualche errore al poligono, decisamente di troppo per una quasi infallibile come lei. Che sia stata emozione, pressione o sensazione di essere a pochi metri dal traguardo, poco conta. Fatto sta che è stato assolutamente sufficiente per conquistare il titolo che corona una stagione fantascientifica per la sappadina. Grande rivincita per la regina del biathlon, che trionfa nella Coppa del Mondo dopo la conquista di ben 4 medaglie mondiali e l'oro nell'individuale. 1091, un numero che non dimenticherà Lisa. I punti conquistati per questa straordinaria vittoria che ha fatto esplodere di gioia Sappada, che ormai si è abituata a festeggiare, ma che continua
la sua escalation di successi con la Vittozzi e ora si prepara ad accogliere la sua regina nuovamente. Sarà festa grande, come al solito, forse questa volta ancora di più, tra le lacrime di gioia anche della famiglia Fontana e di mamma Nadia, che sa quanto Lisa abbia lottato e sudato per ottenere questa sfera di cristallo, che fra qualche giorno verrà alzata anche in quel di Sappada. E domani saremo anche noi in diretta per la festa di Lisa Vittozzi con i suoi fan. Grazie per averci seguito, appuntamento con l'informazione domani mattina con Sveglia Friuli. Vi lascio adesso alla programmazione della nostra rete, questa sera Udinese Tonight con tutta l'analisi del momento dei bianconeri. Buona serata.